con serietà. Abbiamo avuto nei mesi scorsi anche passaggi complessi legati alla sempre più scarsa disponibilità. Ma più che cambiare il sistema medicino settimanale, abbiamo la pretesa di migliorarlo mezzi nuovi, con armonizzazione dei servizi. Ovviamente non verranno ridotte le corse, ma anzi dalla settimana prossima verranno aumentate. Non si toccano le tariffe e non viene licenziato nessuno, quindi tutti aspetti positivi per armonizzare i collegamenti in Sicilia. Il focus nostro da sempre è stato il passeggero, quindi massima attenzione verso il passeggero, con imbarcazioni nuove, moderne e dotate di tutti i comfort, puntualità, mezzi di riserva, perché come sappiamo la riscafa è una macchina complessa, per garantire sempre i collegamenti. Allora, l'acquisizione è una procedura che ha gestito il governo nazionale, perché la continuità territoriale è una competenza e una responsabilità del governo nazionale. Noi abbiamo accompagnato questa vicenda per la parte nostra, in quanto nell'ambito di questa attività noi svolgiamo funzioni di vigilanza e controllo, ma come si può dire, siamo molto soddisfatti dell'esito, perché la condizione che c'era era insostenibile, legata alla vicenda, amministrativa e alle incertezze gestionali del precedente gestore, che avevano degli effetti sul servizio oggettivo. Questa condizione si è determinata con un'azienda siciliana che è frutto dell'intesa di due aziende importanti del settore, consente di avere per la regione un interlocutore affidabile, è ampiamente connesso con il nostro sistema, perché nell'ambito di servizi aggiuntivi sia Caronte Tourist che Ustica Lines svolgono già attività importanti nell'ambito dei servizi marittimi, che ci consentirà una grande razionalizzazione, una grande sinergia tra le aziende e ovviamente nel rapporto dell'interlocuzione con la regione, a garanzia di un servizio per i cittadini siciliani delle isole ma anche dei turisti, che siamo sicuri potranno godere di servizi puntuali, affidabili, con mezzi moderni, e questo con effetti molto positivi in un settore, quello turistico, che in Sicilia è strategico e che già da un po' di tempo ha ripreso a funzionare meglio, da cui ci aspettiamo uno sviluppo importante. Noi siamo convinti che l'esito di questa vicenda complessa, faticosa, alla quale abbiamo partecipato con attenzione e cura, ci consentirà di dare ai cittadini siciliani un servizio migliore.